tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il maltempo guasta le feste in molti comuni della regione. A Pesaro rinviata mercoledì quella delle candele in mare. Si terrà martedì pomeriggio alla chiesa del Porto il funerale di Corrado Tallevi, l'uomo di 71 anni, deceduto in un incidente stradale venerdì scorso in A14. In tanti hanno voluto salutare in cattedrale l'amico Nello Maiorano, figura storica della politica fanese. Da 50 anni trascorrono le loro vacanze a Fano, premiata dal comune una coppia di coniugi toscani. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito, pioggia, vento e in alcune zone dell'entroterra anche la grandine. Il maltempo ha interessato anche la nostra regione con precipitazioni a carattere temporalesco che dalle 16 di oggi hanno colpito sia l'Appennino che la costa centrale adriatica. Non si segnalano particolari disagi, numerose invece sono le manifestazioni estive rinviate appunto a causa della pioggia. A Pesaro l'iniziativa Candele sotto le stelle, prevista per la notte di San Lorenzo, è stata rinviata mercoledì 12 agosto. Il programma resta lo stesso, candele, cena in spiaggia, vestiti di bianco, musica di Rossini, concerti e stelle cadenti. Rinviato a domani, martedì 11 agosto, invece, l'evento Grigliate in festa in programma Monte Cucco di San Giorgio di Pesaro. Annullata anche la notte viola, Torrette di Fano, verrà riproposta mercoledì 12. Rinviata invece a domani sera, martedì 11 agosto, sempre alle ore 21, la commedia in dialetto pesarese La Fatuchiera Pastrucchiona della compagnia Il Faro. Si terrà martedì pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di San Giuseppe al Porto, celebrate da Don Alessandro Messina, parroco della chiesa di Santa Maria della Misericordia di Cartoceto, il funerale di Corrado Tallevi, il pensionato di 71 anni deceduto venerdì in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita autostradale di Ancona Sud in A14. Secondo il medico legale, che nel pomeriggio ha effettuato una ricognizione cadaverica sul corpo di Tallevi, la causa del decesso è riconducibile ad un malore. Corrado Tallevi stava viaggiando a bordo di un furgone attrezzato per il trasporto di persone disabili insieme alla moglie Angela, rimasta gravemente ferita, e al figlio Alex, di 41 anni, anche lui ricoverato al Torrette di Ancona. I medici hanno sottoposto Angela ad un nuovo intervento chirurgico e si sono detti ottimisti circa il decorso post-operatorio. Domani i medici effettueranno una nuova TAC. I familiari hanno invece escluso la partecipazione di Alex al rito funebre alle esequie del padre. E sono stati celebrati oggi pomeriggio in cattedrale i funerali di Nello Maiorano, figura storica della politica fanese, funerali che sono stati celebrati da Don Luciano Torcellini. Maiorano, uomo di cultura e politico stimato, è morto venerdì scorso all'età di 72 anni all'ospedale Santa Croce, dove era ricoverato a seguito di una malattia che lo aveva colpito ormai da diversi mesi. La sua scomparsa ha destato commozione nelle tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato, come gli ex colleghi e i rappresentanti delle numerose associazioni cittadine cui Nello Maiorano faceva parte, come il Circolo Jacques Maritain, che ha fondato insieme a Valentino Valentini e a Valerio Volpini. Alle esequie erano presenti, oltre ai familiari, la moglie Alessandra, i figli Giovanni, Gaetano e Chiara, anche i tanti amici di sempre che gli sono stati accanto anche nei mesi difficili della malattia. La salma di Nello Maiorano è stata poi tumulata nel cimitero centrale. E adesso cambiamo argomento. Lavori di pulizia la notte scorsa nel parcheggio dell'ex caserma Paolini in Viale Gramsci a Fano. Personale e mezzi di ASET SPA sono stati impegnati
nella rimozione di foglie, rami secchi, accantonati e sporcizie ovunque. Uno scenario poco gradevole, segnalato più volte anche alla nostra redazione, nonché all'amministrazione comunale, sia da cittadini che dai volontari della Protezione Civile. Nei mesi scorsi, infatti, ci siamo occupati più volte dell'incuria e del degrado in cui versava ed oggi, a distanza di almeno un anno, sono stati portati a termine i lavori di pulizia. Rimangono comunque i danni provocati dal maltempo dello scorso mese di marzo, quando le forti raffiche di vento, oltre a rompere diversi vetri delle finestre dell'edificio, hanno provocato il crollo di un cornicione che, come vedete dalle immagini, è ancora lì a penzoloni sopra le auto. È stata consegnata questa mattina dall'assessore al turismo Stefano Marchegiani una targa ricordo ai coniugi fiorentini Baldinotti che da 50 anni trascorrono le loro vacanze a Fano. Amano la cordialità, il cibo e le bellezze che caratterizzano la città della fortuna e per questo da ben 50 anni consecutivi i coniugi Baldinotti scelgono di trascorrere le vacanze estive a Fano. Giuseppe e Lore, entrambi ultra ottantenni e residenti nel comune di Scandicci a Firenze, frequentano puntualmente da metà luglio a Ferragosto l'hotel Augustus, il Lido 2 e il centro storico fanese. Una fedeltà alla loro che l'Accademia della Spiaggia, il comune e la direzione dell'albergo hanno deciso di premiare. Ve l'aspettavate tutta questa accoglienza? Io pensavo che fosse, sapevo di questa riunione dell'Accademia, ma io che c'è cosa c'entrassi non lo sapevo, insomma, al di fuori di avere tutti questi amici che ci vogliamo bene da tanto tempo ormai. Quindi è stata una sorpresa? Sì, per noi sì. Io non, assolutamente non sapevo niente. Signora, da 50 anni nella città di Fano, come mai? Perché la città, ma più di tutto i fanesi, prova ne sia quello che ci hanno organizzato oggi, che è stata una cosa squisita. Ringrazio il vice sindaco e tutti i nostri amici che abbiamo conosciuto. Ragazzini e ora sono nonni qualcuno. Fin dal 1965, il loro primo arrivo con i due bambini in tenera età, nulla gli ha mai fatto cambiare idea sul luogo in cui soggiornare. Come sempre, anche quest'anno, la coppia ha preferito recarsi a Fano in automobile. L'Accademia della Sabbia ha deciso di organizzare questo momento di festeggiamento e di premiazione. I signori sono molto amici nostri, no? E siccome che volevamo fare una sorpresa, non doveva essere un impatto negativo. E allora abbiamo riunito tutti gli amici, per non insospettirli, abbiamo riunito gli amici come Accademia della Sabbia e dopo con l'inserimento, va bene, con il vice sindaco, va bene, seguiva la cerimonia, perché se no loro o scappavano o non sarebbero stati presenti o non sarebbero venuti. Una grande soddisfazione avere dei turisti che puntualmente ogni anno si ripresentano nel suo albergo. Beh sì, è piacevole, diciamo che ogni anno è sempre più difficoltoso, però vista anche naturalmente l'età, comunque sì, è sempre gradevole averli in casa, sono degli ospiti eccezionali. Vi ritroveremo qua anche il prossimo anno? Ma a Dio piacendo, si comincia a essere ultra ottantenni, eh? Io 83 e lui 82, quindi... Beh, portati benissimo, davvero, complimenti. Allora, vigili del fuoco impegnati oggi pomeriggio intorno alle 17.30 a Fano in un garage di un'abitazione privata nel quartiere Paleotta, dove i proprietari hanno chiamato il 115 per segnalare la presenza di fumo proveniente da un quadro elettrico. Sul problema dei cinghiali sempre più aggressivi, oggi è intervenuta anche la Camera di Commercio di Pesaro Urbino, che ha lanciato un allarme chiedendo ulteriori misure preventive di sicurezza e un monitoraggio continuo delle quantità. Il presidente Alberto Drudi ha ricordato i diversi attacchi ad animali da allevamento e da compagnia, oltre che alle colture subite lo scorso inverno. La siccità di queste settimane, inoltre, secondo Drudi, rischia di spingere gli ungulati fino alle abitazioni, mettendo a rischio la sicurezza delle persone, come è successo qualche giorno fa in Sicilia. All'ex chiesa di San Michele a Fano verrà inaugurata mercoledì 12 agosto una mostra con 60 opere grafiche dedicate all'alchimia, un mondo legato per diversi aspetti anche alla città della fortuna.
La storia della città di Fano ha nel suo nome un'origine sacrale, oltre a tanti aspetti che la legano al mondo dell'alchimia e alla ricerca esoterica. Proprio questi elementi è dedicata la mostra Epistolarium Hermeticum di Francesco Milesi, che verrà inaugurata mercoledì 12 agosto alle ore 21:15 all'ex chiesa San Michele. Esporrò 60 opere grafiche che ho fatto nell'arco di un anno circa, e riguardano l'alchimia, perché le opere che espongo sottintendono un rapporto epistolare tra il maestro e l'allievo. Ogni opera è corredata di 4 righe di spiegazione e l'immagine chiaramente simbolica, perché gli alchimisti adoperavano le simbologie. Si tratta di una mostra itinerante, ma perché parte proprio da Fano? Itinerante perché noi come associazione del rito di Orco ovviamente abbiamo intenzione di portarle in altre città, alcune di queste sono già fissate come periodi e date, che è Reggio Calabria, Firenze e Milano, e proseguiremo perché pensiamo che questo sia un po' un viaggio dell'animo, un percorso in cui chi ha voglia di viaggiare un po' dentro se stesso si ritrova. Si parte da Fano dunque per un viaggio tra esoterici, alchimisti, cabalisti, perché con buona ragione la città della fortuna può rivendicare un ruolo di primo piano nella diffusione della ricerca alchemica, con testimonianze e soggetti di grande importanza. Ad appoggiare l'iniziativa l'associazione culturale Clan Sinclair Italia. Pensare ad alcune famiglie importanti, storiche di Fano, come i Negusanti e la Villa del Balì, con un misterioso sotterraneo di tipo rituale, come ce ne sono anche altri qui a Fano, sotto Palazzo Marcolini, dove c'è, che è l'attuale scuola d'arte, dove c'è un splendido ipogeo con degli affreschi che riprendono simboli anche dell'alchimia, il sole, la luna, ed altri tipi di simboli che sono tipici del mondo di una cultura di natura esoterica che era molto presente nel territorio di Fano. Ma anche l'emblema dell'Accademia degli Scomposti, ha proseguito, è formato da 7 tubuli di cannocchiale protetti dalle ali di un drago e rappresentano il simbolo di un mistero che deve essere ancora svelato. In realtà l'interesse per l'alchimia non è mai venuto meno. Si pensi che Newton, il grande scienziato che si è occupato di fisica e di tante altre questioni, ha scritto molti più libri di alchimia che non di scienza. L'interesse per l'alchimia non è mai cessato. E non c'è niente di meglio che l'opera di Francesco per avvicinarsi a una disciplina che è sicuramente misteriosa, ma ricchissima da un punto di vista artistico e umano. Grande successo invece sabato scorso per In Gir per Fan. Centinaia di persone hanno affollato le vie del centro storico di Fano per la passeggiata degustativa tra storia, arte e musica. In Gir per Fan, la passeggiata degustativa per il centro storico di Fano, che mixa eccellenze territoriali, enogastronomiche e siti storico-culturali della città della fortuna, ha fatto registrare anche per questa edizione un grande consenso e afflusso di persone, raggiungendo così appieno lo scopo della manifestazione. Sul fronte del gusto sono stati distribuiti circa 1000 litri di vino e i polentari di San Costanzo hanno rimestato oltre 300 kg di polenta e altrettanto è andato via per il risotto. Non da meno i secondi, che tra sardoncini e salsicce sono arrivati a quota 600 kg. Numeri importanti anche sul fronte dei siti visitabili, aperti per l'occasione con la collaborazione del Comune. 800 biglietti sono stati staccati per la Pinacoteca e Musei Civici, 500 per gli scavi sotto la Memoteca e altre 500 persone sono entrati nella Pinacoteca San Domenico. Abbiamo regalato una bellissima serata alla città e grazie a questi che hanno fatto i punti enogastronomici, grazie a coloro che sono stati nei punti storici per far vedere, far conoscere la città di Fano, grazie ai musicisti che si sono esibiti per regalare anche dei momenti di intrattenimento laddove magari c'era un po' più di fila. Quindi è una bella serata che la Proloco, tutti noi ragazzi, vogliamo dedicare alla città di Fano. Anche la musica ha fatto la sua parte, con band di diverso genere musicale che accompagnavano gli ospiti tra una postazione e l'altra. Poi, finito il giro degustativo, caffè Moretta in piazza per il gran finale con il concertone del gruppo Coverland, che ha tenuto incollati tutti fino a l'una di notte.
Prima di salutarvi vi ricordo che mercoledì sera dopo il telegiornale trasmetteremo Viaggio nella nostra memoria, uno speciale come sempre realizzato magistralmente dallo studio fotografico di Paolo Del Bianco, un appuntamento dedicato al Fano Calcio, all'Alma Juventus Fano, in particolare ad un'annata, 80-81, quando la squadra di calcio fanese rischiò di andare in Serie B. Per questa edizione invece è tutto, grazie per averci seguito, a domani.